Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, nel giardino dei frati minori cappuccini, oggi qui con il testo di Padre Marcellino Iasenzaniro, per dirvi che per Padre Pio l'obbedienza era tutto. Anche quando c'era qualche dubbio, qualche perplessità, faceva sempre la sua umile osservazione, ma obbediva. L'obbedienza che è alla base della santità di vita. Lui la insegnò, la inculcò ai suoi confratelli, ai suoi figli spirituali, ai sacerdoti, ai religiosi, ai laici, e ripeteva spesso: obbedendo non si sbaglia mai. Senza l'obbedienza è impossibile santificarsi. Quante volte ci ha raccomandato l'obbedienza? Guai a noi se criticavamo l'operato e gli ordini dei superiori. Padre Placido Bux, un suo confratello, un suo compagno di studio, che ci dice: per Padre Pio l'obbedienza era tutto. Vedeva nei suoi superiori e nei suoi rappresentanti il Signore. Venire meno ad un ordine, ad un semplice desiderio del superiore, significava per lui una disobbedienza a Dio. Riori, durante proprio il periodo del suo isolamento, noi frati andavamo a fargli un po' di compagnia nella biblioteca, dove era solito ritirarsi ogni pomeriggio per leggere, per meditare volumi sui Santi Padri, e se ci permettevamo di criticare l'operato delle gerarchie ecclesiastiche per i severi e ingiusti provvedimenti, lui alzava la voce, ci imponeva di tacere, oppure ci mandava via.